e dal Brasile. Ci seguono? Ci seguono perché aspettano il cantante che sto per chiamare, che è stato da quelle parti per tournée sicuramente importanti, e che ci canta una canzone tratta dal suo ultimo CD che porta lo stesso titolo, vale a dire La ragione di vivere. Io vi auguro buon divertimento da insieme, Stefano Nutti, La ragione di vivere, prego! Quel mattino mi son detto, ho una vita per sbagliare, forse non sarò me stesso, ma non posso più aspettare. Quattro cose giù in valigia, asciugando i miei pensieri, ed il pieno lo farò per strada poi. Il bracciale del tuo amore l'ho lasciato sul cuscino, lo rimando al suo mittente insieme al sogno di un bambino, e guardandomi allo specchio con la voglia di volare, mi son chiesto adesso il tempo di andar via. Io non ho bisogno di te, credevo fossi per me la ragione più giusta di vivere, ma già non ci sei, c'è la mia voce che va, e questa vita ora è mia, e con te non la devo dividere. Sono i sogni di un minuto che si lasciano afferrare, li puoi prendere per mano e puoi nasconderli, puoi passarci sopra il grigio di una vita sempre uguale, verniciarli di se avessi o di mai più. Chiusi dentro al mio cassetto, li sentivo camminare, ma la voce mia copriva il loro grido. E la notte nel silenzio, giù qualcosa quasi rosa, per dormire forse non svegliarmi più. Qui c'è la mia voce che va, e canta il mondo però, non ho più la ragione di vivere. Chiudi dentro me ancora i sogni che sai, che tu pensavi per me, che con me li volevi dividere. Questa sera ancora un grido per un ultimo concerto, sarà l'ultimo trionfo di una vita, e il sipario che si apre e la luce che ti avvolge, proprio tu qui in prima fila chiami me, me, me. Qui c'è la mia voce che va e canta il mondo però, non ho più la ragione di vivere. Sei tu, la mia voce ora vive per te. Grazie. Grazie. Stefano Nutti, Stefano Nutti. Ho detto bene che ci sono persone collegate dal Brasile e dalla Russia. Ci sono collegate persone dal Brasile, dove io ho la mia produzione discografica, e dalla Moldovia soprattutto, dove ho appena sono stato reduce di una breve tournée con... No, sei stato anche ospite, scusami, ho una curiosità, della televisione di Stato della Moldovia, sì. In una trasmissione che sarebbe l'equivalente
della trasmissione che fa la Clerici al mattino. La prova del cuoco. La prova del cuoco. E vuoi dire, tu che sei originario di Castelvetrano in Moldavia, che ricetta hai portato? Allora, ho portato la ricetta alla caponata, non la potevo caponata. Che non portare questa ricetta. È perciò... un siciliano che può portare la caponata, è chiaro. È tra chiaro, una canzone e l'altra ho cucinato la caponata. Va bene, d'accordo. E comunque non facciamo arrabbiare i mazzaresi, perché io sono un po' castelvetranese, un po' mazzarese. Va bene, io non voglio far arrabbiare nessuno, anzi comunque, dalla provincia di Trapani ci seguono. Sono dalla provincia di Trapani. Bene, perfetto. Stefano Nutti, arrivo in salotto, grazie.